E bentornati in questo nuovo episodio della carriera allenatore con il Lecce. Ma prima di partire con questo video ci tengo a dirvi che abbiamo iniziato finalmente le live. Mi trovate ogni pomeriggio per il momento, almeno finché non darò una quadra completa, intorno alle ore 15 sull'altro sito, sul canale Viola. Trovate il link in descrizione, quindi venitemi a seguire, venitemi a fare compagnia, perché abbiamo iniziato una carriera giocatore con niente poco di meno che Cristiano Ronaldo, per provare a fargli vincere l'ultimo trofeo della sua vita, quello che ancora gli manca, ossia il mondiale. Ma ora concentriamoci sul nostro Lecce, e quindi mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto, perché oggi abbiamo tre partite di campionato per continuare a provare a lottare per lo scudetto. E partiamo subito dal Sassuolo, però facciamo un po' di turnover per questa partita. Voglio far giocare Aslani, visto che si sono lamentati i nostri tifosi qui su FIFA, alcuni sono scontenti, altri sono contenti, e quindi lo facciamo giocare. Entra anche Gonzalez e anche Moreau, e quindi stiamo bene così. Già che farei giocare anche Luperto al posto di Umtiti, giusto per fare tutto per bene. Ed eccola che inizia questa bella partita, spero bella, perché ci porterebbe comunque altri tre punti da poter aggiungere. Già ho visto la prima cosa, la visuale che un po' si è rincoglionita. Infatti la visuale si è rincoglionita. Bene, bene così. Bene Luperto, come iniziare bene questa giornata. Bene, wow, subito Luperto, detto no. Io sto bene in panchina, sto bene. E quindi la prossima se la fa addirittura in tribuna. Bravo Luperto, così mi piace, così mi piace. Beh, come iniziare per bene, no? Io dico proprio come iniziare alla grande questa partita. E niente, uno di due deve uscire. Ciao Moreau, mi dispiace. Mi dispiace Moreau, ma dobbiamo dirci addio per questa partita. E niente, non possiamo fare niente, non possiamo fare altro che farli giocare così. Non possiamo fare altro che farli giocare così. E mi giochi da ATD e possiamo fare. Ma come iniziare bene, eh? Come iniziare bene un episodio? Cioè, proprio al meglio delle nostre. Ah. Va bene, dai, non fa niente. Va bene, dai. Tanto c'è ancora tutta la partita da fare. C'è ancora tutta una partita da giocare. Abbiamo iniziato veramente molto. Abbiamo iniziato veramente molto bene questo episodio, Questa mattina proprio stiamo dando proprio il meglio di noi. Stiamo dando. Bravo. Vai, seguimi Balde, mannaggia la miseria, dai. Dai che ce l'abbiamo fatta. Bravissimo, si è girato benissimo. Ancora? Non ci credo. Mannaggia, vabbè. Il destro non è il suo piede, però. Mannaggia. Oggi rischiamo parecchio, perché poi oltre al Sassuolo abbiamo il Milan, e se non sbaglio l'Udinese, mi pare, in mezzo a queste due, in mezzo a Sassuolo e Milan. Quindi Sassuolo, Udinese e Milan, se non vado errato. Ma Lloris, ma non l'hai vista la palla? Lloris, caro mio, cambio anche te, So che non abbiamo portieri di riserva in panchina, metto Modric, Pablito, chiunque, anche se non posso, ma io lo faccio, te lo giuro, questa cosa, hai visto? È nostra, è fatta, bravissimo Costa, ma soprattutto bravissimo Gonzalez. Cioè, Gonzalez sta facendo veramente degli episodi al bacio. Gol, assist, sta facendo veramente delle belle partite, delle belle prestazioni ci sta regalando. Nonostante sia un 71, e ricordiamoci che poi a gennaio arriverà un altro centrocampista, sempre Gonzalez, per non farci mancare nulla.
diciamo, manteniamo un po' la tradizione, facciamola diventare una tradizione, almeno un Gonzalez a centrocampo ci deve essere sempre. E quindi spero che anche quel Gonzalez si comporti egregiamente come il nostro, perché lui già c'ha 10 punti di overall in più, quindi mi aspetto delle prestazioni ben più alte rispetto a quelle di Juan Gonzalez, e non sarà facile. E questo non è fallo, però, eh? Quello non è, no, per carità, i falli sono solo quelli che faccio io. Io spero che dal prossimo anno cambi qualcosa, perché guarda Gonzalez, mamma mia, guarda Gonzalez, è l'unico che gioca, porca miseria. Madonna, che capocciata di Samek, è ritornato a segnare. Dai, devi ritornare quello dell'anno scorso, per favore te lo chiedo, ritorna quello dell'anno scorso, ti prego, guarda che capocciata, mamma mia, bravo. Bravissimo. Certo, se l'avessimo subito noi un gol del genere con Consigli che fa sta parata non parata, mi sarei proprio arrabbiato, avrei spento il gioco, la play, l'avrei disinstallato. Signora è finito questo primo tempo. È finito. Mamma mia, due minuti, poteva fischiare tranquillamente. Mamma mia, io non lo capisco sto gioco, quando vuole fischia subito, quando non vuole fischia tardi. Bah. Vabbè, lasciamo stare. Oh, così, comunque, con l'espulsione di Luperto sono tutti contenti, perché Luperto non giocava da tempo. È entrato anche Herrera, un TD gioca sempre. Sono tutti contenti così. Così almeno giocano tutti. Bravi. Bella. Per Gendrea. Perché non di prima? Visto che l'input te l'ho dato a palla che stava arrivando, non dopo che ti era arrivata. Comunque, per fortuna siamo ancora in vantaggio. Per fortuna. Guarda come si sminchia tutta la difesa. Ma io non ci credo. Basta che sposti di un millimetro un giocatore e si spostano tutti. Bravo Balde, ti prego. L'hai visto? Mamma, che brutto passaggio, però va bene. Più ci teniamo lontani dalla nostra area meglio è. L'hai visto? Mamma, che brutto. La prende comunque, è ancora nostra, Costa, puoi giocarla, ma dai, Costa, figlio mio, quanti cambi voglio fare, Costa, figlio mio, capisco che non sei destro, che il piede tuo è il mancino, però... Porca miseria. Dai, ormai è finita, eh? Ormai è finita. Se ci fanno gol a questo... A tempo scaduto... Ce l'hanno fatto. È ovvio. Arriverà. Ragazzi, arriva. Madonna. Signora, puoi fischiare. Siamo tre minuti oltre. Signora, possiamo fischiare, gentilmente, eh? Per favore, grazie. Oh mio Dio, mamma mia, che partita. Mister El Mirchito, usciranno i capelli bianchi dopo questa stagione, invecchierà tutto d'un tratto. Io dedicherei la copertina al maestro per eccellenza di questo sport, di questo ruolo, direi. Secondo me il difensore centrale migliore di tutti i tempi, eccolo qui, Sebastiano Luperto, e si becca un rosso praticamente a partita iniziata. Lo prendiamo così,
Questa è, sarà la copertina di questo video. E va benissimo, va benissimo. Lloris, per fortuna, decisivo questa volta in questa partita. Non come l'altra volta che abbiamo preso dei gol contro la Fiorentina che erano veramente qualcosa di surreale. E siccome abbiamo 18 punti, abbiamo 18 punti, siamo quarti. Vuoi vedere la prima quanti punti è? Gentilmente, così, La Juventus è a 23 punti, quindi siamo a 5 punti di distanza con l'Inter a pari punti, quindi siamo a 5 punti da secondo e primo posto. A 3 punti dalla Lazio. Secondo me stiamo facendo una bella stagione, un bel inizio, anche se quelle 3 sconfitte secondo me pesano parecchio. Quindi contro l'Udinese ci portiamo, ovviamente non Luperto, ovviamente non Luperto. Quasi quasi mi porterei Beruato, mi porto Saito al posto di Pablito. Se la gioca Modric, ovviamente Gonzalez in panchina e fa riparte la partita a Beruato, dai, Beruato al posto di Balde, dai, continuiamo sta striscia positiva per favore, eh. Allora, la visuale sembra che si sia stabilizzata, sembra, io lo spero perché la partita di prima mi stavano girando gli occhi. Ci sono tutti i presupposti per sembrava buona. Dai. Tra l'altro c'è, dovrebbe essere, sì, eccolo, Bistrovic, l'abbiamo ritrovato per l'ennesima volta. Bravo, mi raccomando Bistrovic, noi ti abbiamo va bene, questa ci sta come gol. Ha fatto una paratona, la palla è rimasta lì purtroppo e Beto ne ha approfittato. Tra l'altro è sempre Beto che ci segna, se non sbaglio, pure l'anno scorso ci ha dato problemi, ci ha dato fastidio. E vabbè, qua non poteva fare veramente nulla Lloris, non ha nessuna colpa. Questo gol non posso arrabbiarmi, aveva fatto veramente il possibile e forse anche l'impossibile. Se non ricordo male, la tripletta di Beto sicuramente il primo anno quella è stata clamorosa. La tripletta, la doppietta, adesso non ricordo precisamente. Costa, ti prego Costa, Io me ne vado. È impossibile sbagliare da lì, è impossibile tirare così alto. Io veramente, io ti chiudo qui, io ti lascio qua negli spogliatoi per una settimana, figlio mio, incatenato, ti incateno alla doccia, ti incateno. Ovviamente mi dissocio da questa affermazione, ovviamente mi dissocio. Signori di YouTube, non è vero. Forse sono stato un po' troppo cattivo con Costa, ora che ci penso, così cambiarlo così subito, forse non è stata la mossa più intelligente da fare. Modric, per favore, evitiamo queste sciocchezze, ti prego. È validissimo. Bravo Saito sul filo del fuorigioco. Quello che Costa non fa, lo fa lui. La piccola katana. Bravissimo. Poi li ha piazzata in una maniera proprio di prepotenza. Ha detto: guarda, Costa, come si tira. Guarda come si tira davanti al portiere. Non la schifezza che hai fatto tu. Questo ovviamente gli ha detto tutto in giapponese, eh. Quindi credo che non si siano capiti, però almeno abbiamo riagguantato il pareggio. Saito ha fatto un bel movimento perché si è portato via il difensore, è rimasto sul filo del fuorigioco, quindi l'ha messo anche in difficoltà. Passaggio è arrivato perfetto, cosa che non mi sarei mai immaginato in tutta la mia vita, visto i passaggi come stiamo messi con questo FIFA. Ed è andato tutto bene, cioè si sono proprio allineati gli astri,
È incredibile questa cosa, è una cosa che succede una volta ogni 1.000 anni, quindi siamo stati anche fortunati a vedere questa conclusione. Cosa ho fatto? Cosa sto facendo? Cosa sto facendo io della, di cosa sto facendo? Cosa sto, con calma, con calma, con calma, con calma. Dai. Guarda che stanno tutti avanti, come se fossimo all'arrembaggio, eh. L'hai visto? Bellissima, la palla è buona. Al centro c'è Samek che si è nascosto. Samek la prende comunque. La prende comunque Samek. Mamma mia, mamma mia. Non me l'aspettavo la ciccata del difensore. Ma che tiro, ma che gol, ma che giocatore. Applausi, solo applausi. Solo applausi per un giocatore del genere. Solo applausi. Meno male che l'ha ciccata, meno male che l'ha ciccata. E ci siamo portati in vantaggio. Ora cerchiamo di tenerlo come abbiamo fatto la partita scorsa. Poi, se avete notato, ci stanno uscendo partite praticamente tutte identiche ad ogni episodio. Cioè, lo scorso episodio eravamo sotto di 1 e l'abbiamo vinta 3-1, la prima e la seconda. Poi, vabbè, contro il City è stata proprio tutt'altra partita. Qui stavamo 1-0 sotto contro il Sassuolo e anche contro l'Udinese e ci siamo portati avanti di 2-1. Quindi se questa partita dovesse finire 2-1 stiamo praticamente facendo partite speculari. Non ci avventiamo, non regaliamo rigori, non regaliamo punizioni dal limite perché qua sono tutti pericolosi, eh. Ok, dai, 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 dai. È uscito Cristo? È uscito Cristo. La calcia in profondità. Oddio mio, oddio mio, oddio mio, cosa ha salvato? Un bel rischio, eh? Sembrava già fatta per la rete del pareggio. Oddio, cosa ha salvato? Mamma mia, all'ultimo ha messo la manona. All'ultimo ha messo la manona, bravissimo. Vai Saito, ti prego, eh. Ti prego Saito, non ti fare fermare. È tua. No, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, Saito. Bravissimo, Saito. Bravissimo, Saito. Va bene comunque, va bene comunque. L'importante è essersi allontanati. Mancano gli ultimi 2 minuti di recupero. Ha spaccato la porta, l'ha bucata praticamente. Mamma mia, con che veemenza, con che prepotenza questo Dreyer. Che gol, che gol, che gol, che bella costruzione, così. Bella, 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 l'aggettivo è bella, l'aggettivo è bella. Bravi, bravi, bella partita di rimonta, di risposta. Bravi, bravi, bravi. Io sono contento della partita che abbiamo fatto. Parte il gol che abbiamo preso. Che ci stava tutta la vita, per carità, però io voglio vedere qua Dreyer che dopo il gol spacca anche la porta poi. Sì, diceva vaffancavolo, so troppe partite che non segno, svadapim, e la va a regalare ovviamente ai suoi tifosi in curva nord. Bene, 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 bravissimo. Comunque, a parte qualche piccolo spauracchio, abbiamo fatto una partita tranquilla abbiamo fatto. Roberto, come si dice? Vabbè, ha scontato la squalifica. Ora però abbiamo il Milan, che c'è sotto di noi. C'è sotto di noi. Andiamo di un punto. Infatti, siamo quarti noi e quinti loro. Loro hanno 5 vittorie e 5 pareggi. Noi abbiamo 7 vittorie e 3 sconfitte. Quelle tre sconfitte secondo me ci faranno male a fine anno e le rimpiangeremo tanto, le rimpiangeremo secondo me. Però vedo anche la Lazio con 2 sconfitte, quindi forse forse proprio tanto male non è, dai, dai. Allora, andiamo a farci sta bella partita contro il Milan. Allora, io me lo sento, io me lo sento. Io me lo sento, questa è partita di Saito tutta la vita. Caro il mio Saito. Mi raccomando, non mi deludere, io ci punto e ci credo tantissimo su di te, quindi per favore,
fammi una bella tripla. E se siete arrivati a questo punto, ragazzi, lasciate un mi piace per caricare quanto più possibile il nostro Saito, per fargli fare una, almeno un gol. Almeno un gol lo voglio da parte di Saito. Però quanti più mi piace lasciate e vi vedo, vi sento, più gol fa, più gol fa. Oh, un TT è incambiabile oggi. È incambiabile, insostituibile. Io chiuderei anche qui. Chiuderei anche qui con questo splendido gol. Doppietta di Dreyer da calcio d'angolo, sempre da quella mattonata. No, eh. Non scherziamo quei sentimenti, per favore. Comunque io stavo scherzando sul fatto di dire che chiudo qui l'episodio dopo sto gol, perché ragazzi, mi è crashato il gioco, mi è crashato il gioco. Io vi farò vedere qualcosa della partita, ve la farò vedere, però sta partita ce la dobbiamo rigiocare, purtroppo. Io spero vivamente di andare a vincerla di nuovo sta partita, perché sennò giuro che butto tutto. Mannaggia, però dai, ma non si fa così, però non si fa. Stavo vincendo 3-0 contro il Milan, segna Dreyer, la doppietta rovesciata, ragazzi, io chiuderei qui l'episodio. Boom, crash totale. Io dico, per fortuna stavolta mi si è salvata la registrazione, perché sennò veramente a registrarmi di nuovo tutto non sarebbe, a parte che non sarebbe stato più bello per le emozioni che ci sono state in queste partite, ma soprattutto, secondo me l'altra cosa cos'è stata, è che non è assegnato Saito, attenzione, non ci credo, no, la piccola katana si fa ingolosire troppo da questa occasione. Sbaglia il rinvio al portiere, attenzione. Ma è di una comicità unica questo FIFA, è di una comicità unica. Io lo sapevo che era la sua partita, io ve l'ho detto, mi hanno dato la possibilità di rigiocarlo in modo da far segnare Saito. Era questo. Meno male, mamma mia. Bravo Saito. Va bene. Dai, che stavolta li facciamo di nuovo, dai. Li facciamo di nuovo questi tre gol, non vi preoccupate. No, Saito, stavolta sei stato troppo buono. È vero che la katana fa male. Vabbè, ma è la terza volta, Mignano. Ma vi siete messi d'accordo? Quanto t'ha pagato per regalargli la palla ogni volta? Dai. Diventa palese. Troppo palese poi. Per favore, voglio mantenere la porta inviolata come a prima. Voglio mantenerla, Se è possibile. Bravissimo. Oh, Saito. Ma va bene comunque. Sono comunque contento. L'importante è che abbia segnato Saito. È proprio il cocco della partita. Anzi, il cocco del mister. No, il cocco della partita. Il cocco del mister è Saito. Io però non ce la faccio così. Bravissimo. Dreyer di nuovo. Mannaggia, è la sua mattonella. E dire che aveva fatto una bella doppietta da lì, su calcio d'angolo. Mamma mia, come mi sto proprio mangiando le mani, veramente. E finisce qua, sto primo tempo, va bene, sull'1-1, non è il 2-0 della partita di prima, sicuramente non lo è, però ormai è andata così e ce la giochiamo così. Qualsiasi risultato debba arrivare, anche se dovesse arrivare una sconfitta, ce la dobbiamo tenere. Purtroppo.
Certo, mi roderebbe tantissimo il fegato, se dovessimo perdere questa partita, mi roderebbe veramente tantissimo, tantissimo, tantissimo. Difesa scoperta. Che dal passare a vincere 3-0, al perdere poi una partita, che manco per colpa tua poi tra l'altro. Mamma mia, gli ho regalato palla, gliel'ho regalata, bravissimo, mamma mia, ti prego, ti prego, ti prego, andate via, no, 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 mamma mia, che paura, dai, 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 ma che sta succedendo, che partita è, vai, perché non l'ha presa, perché non l'hai presa, perché non l'hai presa, eh, che facciamo, è andato, ma perché dove, ma per... Ma perché dove non c'è? Perché dove non c'è? Un match ricco di emozioni. Quando cominciamo? Possono sfruttare questo corner per trovare. Entra Gonzalez, dai. Entra Gonzalez, è la sua volta. È la sua volta, la svolta lui. La svolta loro due, anzi. Gonzalez e Saito. Insieme. Sono sicuro che faranno scintille. Mamma mia, Lloris, mamma mia, Lloris, meno male. Meno male che ci sta salvando veramente il sedere. E Saito, ti prego, Saito, ti prego, Saito, non ci credo, Saito, non ci credo, Saito, non vogliono farmelo segnare. Non vogliono. No, Dreyer, no, Dreyer, Dreyer, ti prego, ti devi... Dreyer, è la tua, è tua, questa è proprio tua, questa la devi fare. Niente. Mi hanno rotto Dreyer. Mi hanno rotto Dreyer. Azione interessante, attenzione, a caccia del gol, vittoria. Saito. No, Saito, troppo tempo. Questa finisce in pareggio, finisce. A meno che non ci segnano all'ultimo e io mi arrabbio tantissimo. E Dreyer, si è fatto male. Lascia, facciamolo uscire, per favore, perché ci mancherebbe pure se... Tanto, sono sicuro, 4 settimane se le fa, eh. 4 settimane se le fa tutte. Guarda, guarda, guarda. Calcio di rigore! Calcio di rigore, fermi! Non c'era, non c'era, eh. Non c'era perché non c'era. Non c'era perché non c'è mai sto rigore. Ma non mi è sembrato un intervento. C'è tutta la vita, non l'avevo visto. No, sì, Banda. Saito, ti prego, eh. Saito, ti prego, eh. Saito! Piccola katana, la piccola katana, Saito, mamma mia, l'abbiamo vinta all'ultimo, grazie del rigore, grazie, avrei veramente buttato tutto giù, tutto il calendario ci avrei buttato se l'avessimo persa all'ultimo, dopo che la stavamo vincendo 3-0, proprio no, mamma mia, ogni volta sempre un'emozione diversa a fare questi episodi, sempre un'emozione diversa, è successo di tutto in questo episodio, di tutto, mamma mia, bene, sono contento, dai, alla fine sono contento, li abbiamo presi a pallonate, e comunque, la Juventus ha pareggiato 1-1, meno male, otto giorni solamente, si salta solo il Manchester City e forse probabilmente anche il Torino. Offerta, sì, mi hanno offerto Eden Hazard più 26 milioni praticamente per Samek. Adesso fesso. Non mi sembra, c'ho scritto Giocondo qua, Non mi sembra. Allora, Moro, dimmi cosa c'è.
che sono pronto a prendere il posto di Dreyer. Vabbè, non c'è altro modo, voglio dire, non è che posso mettere chissà chi altro. Quindi è una scelta pure obbligata. Quindi, ragazzi, io sono curioso adesso di vedere la classifica dopo aver vinto contro il Milan, la Juve che ha pareggiato contro il Pisa, siamo sempre quarti, ma a 3 punti dalla Juventus che è seconda e a 5 punti dall'Inter. Siamo sempre a 5 punti dall'Inter praticamente, è cambiata solo la posizione tra Juventus e Inter praticamente. Detto questo, ragazzi, io vi do appuntamento ad un prossimo episodio dove ci facciamo il ritorno di Champions League contro il Manchester City, e quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.